23 anni sono passati e grazie a De Magistris e alla sua giunta si sono finalmente conclusi i lavori lunghissimi. Oggi è una tappa di civiltà, la città di Napoli ha il suo forno crematorio. Quando è stata posata la prima pietra, circa il 5% delle famiglie sceglievano per i propri cari la cremazione, oggi siamo ad oltre il 70%. Avere un luogo adeguato, rispettoso, dove poter salutare nell'ultimo momento la persona estinta, nello stesso tempo avere una forma di sepoltura degna di questo nome è un fatto che è importante per la città, per i cittadini, credo una punta d'orgoglio giustamente per questa amministrazione. Una conquista di civiltà finalmente a disposizione della città di Napoli. Da oggi funziona regolarmente il primo forno crematorio, che in una settimana sarà a regime con 10 interventi al giorno. Si trova in un'area adiacente al cimitero, nel fondo Zevola di via Santa Maria del Pianto, a Poggioreale. Dopo la stipula del contratto con il concessionario, poco più di un mese fa, si è conclusa quindi la fase gestionale e funzionale dell'impianto, che entro i prossimi 6 mesi prevede anche l'installazione di altri 2 forni, andando così incontro alle esigenze di moltissimi cittadini che finora dovevano spendere tempo e soldi per lunghi trasporti funebri. L'ultimo dato ufficiale del 2017 dimostra infatti che oltre il 70% dei napoletani, pari a 7.500 persone, ha scelto la cremazione. In un momento nel quale una famiglia vive un dolore molto forte per la perdita di un caro, abbiamo evitato almeno la parte dello strazio, che è quella di portare, di rivivere il funerale portando la salma, il morto, l'estinto fuori Napoli per ripetere questa procedura, che è una procedura che rinnova il dolore. Invece facendola in città almeno abbiamo evitato la parte dello strazio. Il dolore non possiamo evitarlo, lo strazio sì. Ed a completamento del progetto ci saranno anche 1200 celle per la deposizione delle ceneri. Al culto dei morti che caratterizza questa città deve corrispondere un'azione adeguata a questo culto. Con il dirigente stiamo rapidamente mettendo in cantiere una serie di operazioni che siano rispettose non solo della vivibilità, se posso usare questa espressione, dei luoghi e quindi della possibilità di accedere e di poter stare vicini al caro estinto in modo adeguato. Nello stesso tempo rimuovere quelle situazioni di degrado che purtroppo caratterizzano molte parti di questo cimitero. Lavori intensi dei quali nei prossimi mesi già vedremo dei risultati conseguenti. E la prossima tappa, devo dire, sarà la possibilità di poter utilizzare i funerali civili, quindi i funerali curati direttamente dal Comune di Napoli, per i quali abbiamo già i mezzi, adesso si tratta di metterli in opera adeguatamente, quindi legalità, tutela dei luoghi, cura e selezione e nello stesso tempo i funerali civili.